Gloria al nome del Signore. Alleluia. Carissimi, sono qua nella città di Rimini per la gloria di Dio. Sono al palazzetto dello sport dove si svolge una conferenza, alleluia, Uniti nella diversità, della loggia massonica. Pregate per quest'opera affinché possa, oh alleluia, annunciare la verità in mezzo a questa setta diabolica. Che a Dio sia tutta la lode, l'onore e la gloria. Alleluia. Alleluia. Gloria al nome del Signore. Abbiate fede in Gesù Cristo, il Messia, nel nostro Signore, nostro Salvatore. Solo a Lui appartiene tutto il potere. La vita appartiene a Lui. Alleluia. Gli uomini non sono capaci di decidere per la vita dell'uomo, ma solo il Signore è il donatore della vita. Ancora oggi il Signore vuole raggiungere i vostri cuori, alleluia, per la sua grazia, per la sua misericordia, perché c'è speranza di vita eterna solo nel nome di Gesù Cristo, solo nel nome di Messia c'è la speranza della vita eterna. Tanti inganni sono diffusi nel mondo e gli uomini sono diventati preda di tutti questi inganni, che sono gli inganni del diavolo, del Satana, che vuole rubare le anime dei uomini. Ma il Signore vuole salvarti in questo giorno. Il Signore vuole tirarti fuori dalle tenebre che tengono in schiavitù la tua vita, perché solo in Gesù Cristo, il Messia, c'è la speranza della vita. E oggi il Signore vuole raccontarti che solo chi crede in Lui può raggiungere la vita eterna. Solo la fede in Gesù Cristo, carissimi, solo la fede nel Signore Gesù può darci la vera vita, la vera gioia. Tanti credi fasulli sono inventati dai uomini nel mondo, perché il Signore disse: il mio popolo perisce per mancanza di conoscenza. Ecco perché il Signore oggi vuole raccontarti la verità, che c'è la vita eterna solo nel nome di Gesù Cristo, il Messia. Alleluia, gli uomini dicono che si può essere fratellanza nella diversità, ma non può esistere una cosa del genere. Può essere fratellanza solo se siamo figli dello stesso Padre, solo se siamo figli dello stesso Dio possiamo essere fratelli, possiamo pretendere di aver fratellanza nella diversità. Ma se alcuni servono al Satana, alcuni servono al Dio, come possono essere fratelli? Come possiamo sperare in una fratellanza che non può esistere? Siamo sconoscenti noi e non possiamo diventare fratelli senza conoscere l'appartenenza del credo e religiosa. Oggi il Signore ti sta chiamando al ravvedimento, qualsiasi persona tu sei, in qualsiasi cosa tu credi e a qualsiasi Dio tu rendi il culto, il Signore ti sta chiamando al ravvedimento, perché c'è speranza di vita eterna solo nel nome del Signore Gesù Cristo, cari. Solo Gesù Cristo, il Figlio di Dio, è morto ed è risorto per donarci la speranza della vita eterna. Il Signore oggi disse: per raggiungere la vita eterna ce n'è bisogno del ravvedimento, del pentimento, carissimi. Oggi il Signore ti chiama nel ravvedimento. Ravvediti, abbandoni le vie malvagie, abbandoni le vie del peccato e servi solo al Signore, il Dio tuo, con tutto il tuo cuore, con tutta la tua mente, con tutta la tua anima. Non ingannarti, dice il Signore nella sua parola, nella Bibbia. Non si può beffare di Dio, perché ciò che l'uomo avrà seminato, quello pure raccoglierà.
Oggi il Signore vi sta invitando, carissimi, di abbandonare queste sete. Queste sete non servono al nostro Dio, non servono al Dio della creazione come gli uomini credono. Queste sete servono al Satana, è lui che fa tale cose di nascosto. Il Signore nostro è luce, il Dio nostro è luce, ogni cosa la fa nella luce. Il nostro Dio è vita, ogni cosa che lui fa, la fa per donare la vita agli uomini. In quale cosa voi credete? Come? Io voglio morire peccatore. Sarà troppo amara un giorno quando ti affronterai con il Dio del cielo. A quale Dio li state servendo, uomini? C'è il Dio che vi ha creato, c'è il Dio che vi dona la vita anche in quest'ora che voi ci radunate a servire un altro Dio. C'è un Dio misericordioso che vi ha dato la vita. C'è un Dio pieno di bontà, di vita, di misericordia, che sta chiamando il vostro cuore in questo giorno a allontanarvi dall'inganno del Satana e ad avvicinarsi al vostro Signore, al vostro Creatore, carissimi. Il Signore disse: quando voi avrete ricevuto lo Spirito Santo di Dio, che proviene solo dal Padre, andrete e mi sarete testimoni davanti a tutti gli uomini. Ecco, facendo il dovere che il nostro Dio ci ha caricato. Alleluia, siamo qua per annunciare il Vangelo, quel Vangelo che dà vita, perché il Signore scrive nella Bibbia: il Vangelo è la potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede. Ecco perché è necessario di credere in Dio del cielo, perché ogni altro Dio è fasullo. Ogni altro Dio andrà alla morte con il Satana, che ha preso già la sua condanna. Siate servitori del Dio Altissimo che dona la vita e abbandonate le vie malvagie. Ancora c'è tempo, dice il Signore. Lui sta permettendo il tempo della grazia. Lui ancora dice: abbandoni il peccato, convertiti e salverai la tua anima dall'inferno. Guardate che tante sette, tante religioni fasulle portano l'anima dell'uomo all'inferno, cari. Se senza conoscere l'uomo nella sua ignoranza segue, perché ha tante promesse, perché ha tanti posti elevati nella società, si elegge magari in ruoli elevati nel suo mestiere, ma il Signore non guarda il tuo mestiere, non guarda la tua posizione sociale, il Signore guarda la tua anima. Quando egli predica l'Evangelo, la predica per il beneficio della tua anima. Cercatelo il Signore finché lo si può trovare, perché c'è speranza di vita eterna nel nome di Gesù, cari. Ma perché ci devi filmare? Perché ti sei offeso? Alleluia. Chiudo questo film. Benedetto sia il tuo nome, Signore.